la concentrazione da parte del Pordenone, ovviamente la posta in palio altissima a coronamento di una stagione davvero disputata sempre a testa alta. Formazioni che adesso sì sono pronte a giocarsi il titolo in questi 90 minuti partiti. Però secco del Pordenone che parte ovviamente a sinistra con Termentini, sovrapposizione in verticale di Precai che prende un po' di vantaggio, pallone al centro sul secondo palo, la conclusione, la rete, il vantaggio del Pordenone, la sblocca del Frate, un gol pesantissimo al 31esimo minuto, l'avanzata di Precai sulla linea sinistra, lo rivediamo, prende il tempo a Flavia Catalano, poi il cross sul secondo palo, arriva col piattone del Frate, l'avevamo detto nella prima parte del match, del Frate che riusciva a chiudere bene sul lato opposto l'azione, aveva provato col sinistro al quarto d'ora in quella circostanza, pallone un po' ciabattato che si era spento sul fondo, stavolta col piatto, con la precisione, la numero 11 porta in vantaggio il Pordenone, si sblocca la finale, ma preme il Pordenone, pressing offensivo, grande densità nella metà campo avversaria, un po' più pimpante adesso formazione rovente che attacca ancora col tentativo d'esterno e la rete, il raddoppio del Pordenone, giocata in verticale splendida con lancio ancora da parte di Del Frate e il gol messo a segno da Perego che ha visto l'uscita del portiere avversario, l'ha anticipato con un tocco morbido con il piede destro e allora al 34esimo minuto cambia ancora il parziale, ha sentito l'odore del sangue il Pordenone, ha azzannato in maniera decisa e alla mezz'ora mette sicuramente la freccia verso la finale il Pordenone, conclusione precisa e potente da parte della numero 7, ma l'intuizione da parte della Lombardo e da parte del tecnico che l'ha mandata in campo, prima palla giocata, subito superiorità numerica creata grazie al dribbling, ma arriva adesso il triplice fischio e dunque il Pordenone vince il campionato juniores, può scattare la festa delle ragazze di mister Petrella, gli abbracci delle neroverdi in mezzo al campo, la felicità e la soddisfazione di un Pordenone che ha gestito perfettamente il primo tempo, proprio nei primi 45 minuti ha creato i presupposti di un trionfo nato però dalla gestione di un'annata con l'organizzazione, con la lungimiranza, con un'attenzione ai dettagli che ha portato alla vittoria nel girone del Triveneto e poi i successi contro Bologna 3-1 all'andata, 3-1-3 all'andata, 3-1 al ritorno, il successo esterno contro Torino per 3-0 e quest'oggi la vittoria di misura contro lo Spezia che se l'è giocata, lo Spezia che se l'è giocata soprattutto nella ripresa, ha cercato con Sara Sciacaluga di riaprire la possibilità di trionfare, è stato più forte il Pordenone, è stato più cinico in due minuti dal 31esimo e al 30esimo minuto le reti di Anna Del Frate ed Elena Perego.